La questione dell'elitismo e della valutazione, dei pensatori elitisti sono perfettamente d'accordo. È chiaro che certe logiche di cooptazione, certe logiche di formazione delle gerarchie sono un dato di fatto che è bene cercare di cogliere coscienziosamente, e mi sia consentito dirlo, chi crede che in politica l'uno valga uno si illude fin dall'inizio, cioè con tutto il rispetto ho conosciuto e conosco non poche persone anche all'interno del Movimento 5 Stelle, ora non bisogna fare tutti più ingenui di quello che sono, era evidente a molti che era un principio teorico che non poteva avere un'applicazione pratica di fatto, quindi sì, ci sono stati duri e puri che hanno contestato anche solo l'idea che ci fossero dei portavoce, ma insomma chiunque avesse una qualche cognizione delle logiche della politica anche lì sapeva bene come le cose sarebbero evolute. Da questo punto di vista, che Grillo abbia fatto una riflessione sulla possibile estinzione dei movimenti populisti, onestamente io non lo credo, ma se le ha fatte non ha capito molto delle cose che mi sono accadute intorno, e credo che questa sua qui mi spingo un po' su un terreno dove non volevo spingermi, ma le analisi devono a volte portare anche a qualche sintesi. Devo dire che l'impressione che ho e che ho avuto in tutti gli ultimi due anni è che lo scostamento, l'ho anche detto in decine di interviste, quindi se dicessi il contrario sarebbe assurdo, lo scostamento dall'impostazione populista del Movimento 5 Stelle, anche quando è stata avallata o addirittura sospinta, non so, da Grillo, è stato un errore strategico fondamentale, che ne ha causato in gran parte lo smottamento rispetto alla Lega nelle elezioni europee, e che porterà, io credo, se le cose vanno avanti così, a un logoramento sostanziale del Movimento 5 Stelle. Quindi non solo non credo che i guai del Movimento 5 Stelle siano correggibili allontanandosi dal populismo, ma credo che nascano da solo allontanamento dal populismo. Però qui chiudo la parentesi. Weimar, ultimo punto, questa è la cosa interessante. Allora, credo, come si suol dire, non ho mai usato questa espressione, quindi lo dico ridendo, di aver avuto i calzoni corti, un poco meno, forse un po' di più. La prima volta che in televisione un qualche politico dei partiti tradizionali ha cominciato a citare il fantasma di Weimar per dire che c'è il rischio che determinate forze politiche, se fossero cresciute di più, avessero avuto il legittimo consenso, avrebbero potuto portare il paese, eccetera, eccetera. È un ricatto psicologico, è un ricatto assurdo, voglio dire, ed ha anche, secondo me, un pericoloso retroterra, non so di quanto consapevolmente vissuto, di chi alla fine non lo dice ma pensa, vabbè, insomma, tutto sommato, se poi dovessero vincere quelli lì, sarebbe tanto meglio un bel colpo di Stato che così smetta di far fare queste elezioni a questi imbecilli che non sanno votare nel modo giusto, e così mettiamo le cose a posto. Beh, voglio dire, bel tipo di democrazie. È vero che storicamente alcune democrazie, che tali non erano di fatto, appunto, c'erano elementi di liberalismo in alcuni fenomeni, diciamo in alcuni regimi politici, ma veramente democrazie compiute non erano, ma è vero che in Estonia e in Romania, per dire due paesi, negli anni, nei secondi anni 30, di fronte al rischio che partiti di tipo fascista vincessero le elezioni, si sono fatti i colpi di Stato e quindi si è avuta la cosiddetta democrazia autoritaria. È riproponibile uno scenario di questo genere nel 2020? Ma insomma, se lo fosse, attenzione, perché si rischia di aprire il vaso di Pandora, eh? Cioè, perché poi allora, se quelli lo fanno contro gli uni, quegli altri lo fanno contro gli altri. Allora abbiamo, come dire, la seconda fase in cui, se abbiamo avuto i fenomeni di democrazie autoritarie antifasciste nel periodo degli anni 30, abbiamo avuto le democrazie autoritarie che non erano democratici di fatto, i regimi autoritari anticomunisti, il caso della Grecia per dire, ancora prima naturalmente sapevamo cosa era successo in Spagna e in Portogallo e così via.
e diventerebbe un momento di panico politico complessivo, per cui non so che cosa ne verrebbe fuori. Quindi secondo me Weimar va lasciato nella storia. Chi la usa per fare, diciamo, creare gli spauracchi, a mio parere è un incosciente che potrebbe causare danni molto molto maggiori di quelli che pensa di evitare, tirando in ballo Hitler nel 1933. Altri interventi dal pubblico? Altrimenti Luciano, credo che tu possa concludere, no, sottraendo un po' di tempo, qualche secondo, giusto per dire, per ringraziare il professore. Approfitto per ricordare che all'ingresso sono disponibili i libri del professor Tacchi, chi dovesse acquistare naturalmente fa cosa gradita non solo alla buona editoria, alle buone idee, ma anche a questo tipo di iniziative che ha bisogno di questo tipo anche di incoraggiamento. E l'appuntamento nei prossimi mesi con il Centro Garantel sicuramente continua, abbiamo in cantiere una serie di iniziative con altri studiosi, altri pensatori, ma di questo chiaramente comunicheremo di volta in volta. Grazie a tutti, grazie di nuovo al professor Tacchi, al sindaco. Grazie.